V ime Otca i Syna i Ducha Svetoga. Gospodin s vama. Izvolite sjesti. Evo tu smo u Isusovoj prisutnosti. Isus je naša snaga, naša moć i izvor svakoga blagoslova i radosti. Isus nam kaže, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Isus je i tu prisutan u oltarskom sakramentu i kao sunce istine, ljubavi, dobrote obasjava naše živote. I dobro je da se nekako uvijek podsjećamo i dopustimo Duhu Svetome da nas podsjeća i na taj način uvodi u svu istinu Isusovih riječi. Bez mene ne možete učiniti ništa. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, u sve dane, u svim situacijama, u svim bolima i patnjama, u svim radostima, u svem onome što živiš, ja sam s tobom, nikad te neću ostaviti. Evo, pozvani smo duboko se ukorijeniti u tu istinu, u to življenje Isusovih riječi. Ja sam s tobom, ja sam sa svima tvojima koje voliš, do kojih ti je stalo. Prelomi i predaj mi sve tvoje brige i opterećenja. Dopusti da snagom svoga duha oblikujem tvoj život i razlijem obilje svoga blagoslova, što sam ti ga zavrijedio, pripravio snagom moje smrti i uskrsnuća. Otvori se tom velikom daru Isusova pečata trajne prisutnosti. I Božja riječ nas poziva, sve svoje brige povjerite njemu, sve brige, sve tjeskobe, sve nemire, sve nemoći, sva očekivanja. I On će upraviti noge vaše na put mira, put blagoslova. Otvorimo se za blagoslov Isusa u presvetoj Euharistiji, u presvetom oltarskom sakramentu. Isus ti daje sigurnost, postavši kruhom za tebe, za mene, za svakoga čovjeka, da nikad ni u čemu nećeš oskudjevati. On ti garantira sobom da ćeš imati svega u punini. To je Božja volja za mene i za tebe i za svakoga čovjeka. Isus te poziva da kao njegov učenik daruješ sigurnost i blagoslov svim onima s kojima se susrećeš, s kojima jesi. Da ti budeš Božji, ne boj se, ja sam s tobom, za sve osobe s kojima jesi, s kojima živiš. Otvori večera svoje srce i dopusti Bogu da sve u tebi izravna, da sve Isus usmjeri na tvoju radost, na tvoj blagoslov. Siamo qui davanti al volto del Signore. Gesù è realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, in comunione con tutta la Chiesa. Stiamo aspettando e vigilando la venuta del Signore nella nostra vita. Ci stiamo preparando per il Santo Natale, per la venuta del Signore, in modo particolare nella nostra vita personale della Chiesa. Gesù è già venuto e ci ha assicurato la sua presenza. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E senza di me non potete far nulla. In queste parole noi troviamo la fonte inesauribile della sicurezza
della benedizione, della pace. Se Gesù è con noi, di chi avrò paura? Di che cosa mi preoccupo se il Signore dei Signori, il Signore del cielo e della terra è con me e poi mi dà sicurezza per tutta la mia vita? Non mi mancherà la sua presenza, la sua mano potente in tutti i giorni della mia vita. E così, alla luce di queste parole, il mio cuore sboccia nella speranza, nella gioia, nella sicurezza. Qui davanti al suo volto, apriamoci per il suo tocco, per la sua benedizione. Permettiamogli di modularci secondo la sua volontà, di raddrizzare tutte le nostre strade, di riempire tutte le nostre attese, di esaudire le nostre necessità e bisogni secondo il suo piano di salvezza, di benedizione, di guarigione. Gesù mai ci delude, mai. Lui aspetta da noi una fiducia incondizionata. In questo tempo di attesa siamo chiamati a permettere a Gesù di modularci secondo la sua benedizione. Sempre ci accorgiamo che meno desideriamo la felicità e la gioia quanto Dio desidera per noi. Quanto più ci avviciniamo alla sua presenza, tanto più cresce dentro di noi la sicurezza che non ci mancherà mai la benedizione, l'assistenza di Gesù nella nostra vita. Gesù vuole toccarti, Gesù vuole sciogliere tutti i nodi nella tua vita, nella tua mente, nel tuo cuore. Desidera sciogliere dentro di te il dono fondamentale della fede. Ecco, tante persone forse ci hanno bloccato questo dono primario della nostra vita, ecco, di credere, di affidarsi a Gesù, alla sua potenza, alla sua parola. Apriti questa sera all'azione di Gesù, permettigli di andare davanti a te, di aprire tutte le strade per la tua benedizione. Gesù, io voglio seguirti, ti permetto di andare davanti a me, di aprire le strade della mia gioia, della benedizione per me e per tutti coloro che mi hai affidato. Prepariamoci per la benedizione. Crux ne badaus inimam, cois vacus lastus ebi imam, pomonimus se Bože kvesinam od divnom sakramentu ostavi uspomenimo ke svoje, podaj nam molimo te tako častiti sveto tajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da u sebi osjećamo plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova.
drage sestre i braćo, okupili smo se i danas u imenu Gospodnje. Evo, pred samim smo slavljem Božića, utjelovljenja Sina Božjega. Evo, naše sestre i braća su već ukrasili malu crkvu. Vjerujem da i po našim domovima, evo, pripremamo na put i na taj vanjski, evo, način Gospodinu koji dolazi. Isus je središte, evo, svih naših očekivanja, svih naših želja, i On jednostavno onda usmjeruje, evo, naše živote prema onoj istinskoj radosti u kojoj su onda uključeni mnoge osobe, mnoge, evo, situacije. Dopustite mi danas da osobito način pozdravim našu Almu koja je ove nedjelje se krstila i krizmala. Molim te, ustani da te vide. Evo, čestitamo je srca. Postala je dijete Božje. Evo, neka te Gospodin, evo, trajno štiti i čuva, da postaneš sveta zajedno sa svojim suprugom Draganom koji te je pratio kroz cijelo ovo vrijeme. Evo i tvoj, vaša kćer, evo, Maja. Evo, Alma i Dragan, evo, su članovi naše zajednice u Rijeci i oni se rađali, evo, na neki način u našoj zajednici i hvala Bogu, evo, kroz sve ovo što su prolazili, da konačno, evo, mogu punim plućima, punim životom disati u Božjoj milosti. Evo, di cuore saluto nostra cara sorella Alma, che questa domenica si è battezzata e ha ricevuto la cresima. Ecco, insieme a suo marito Dragan, con la figlia Maya, c'erano, ecco, in questo anno sempre presenti nella nostra comunità Dio e Amore di Fiume, e questa nostra comunità in certo senso li ha generati per questa, ecco, grande grazia, ecco, di essere partecipi delle come membra vive del Cristo mistico. Ecco, auguri, auguri Alma e Grande. Sretan sam, mislim da sam i zadnji puta rekao isto, da je još jedan naš brat iz zajednice, iz zagrebačke zajednice, Bog je ljubav, mile, evo, primio Sveti Krst u Zagrebu, ne, i on, evo, kao odrasla osoba, u subotu će doći ovdje i dati nam svjedočanstvo na, evo, zajedno sa hodočasnicima koji će doći u subotu, pa tako veselimo se u njegovom dolasku. On će nam, evo, predstaviti cijeli ovaj hod kako ga je, evo, Bog vodio, evo, do naše zajednice Bog je ljubav, kako je u krilu naše zajednice Bog je ljubav rastao, spoznavao Krista i odlučio se, evo, primiti Sveti Krst. Evo, to su lijepi, veliki plodovi naše zajednice Bog je ljubav, gdje, evo, kao braće i sestre živimo, odrastamo zajedno, kušajući ljepotu, evo, naše vjere i živeći, evo, Euharistiju, sakramente, kao nezamjenjive kanale Božjega blagoslova. Anche un altro nostro fratello che fa parte della comunità di Zagabria, Dio e Amore, settimana scorsa è stato battezzato. Così, allora, ecco, siamo grati al Signore per questi grandi doni, dove la nostra comunità di amore è divenuta, ecco, una comunità vera che genera anche quelle persone che, ecco, vogliono accettare Cristo e di partecipare in vita piena, ecco, della nostra Chiesa, accogliendo i sacramenti come, ecco, i canali insostituibili della grazia del Signore. Questo Signore, che più di 30 anni ha, verrà questo sabato a dare testimonianza, ecco, qui, dove, ecco, verrà con altri pellegrini questo sabato, ecco, se siete liberi venite ad ascoltare. E vuol dire che se sto in braccio, nella simosse prezzami in blagdanom Božića. Božić nas uvijek nekako vrati na izvore, evo, i našega djetinjstva, ali na izvore naše vjere, evo, gdje smo svi po daru krštenja, ovaj, postali ljubljena Božja djeca, gdje živimo u sebi onu Božju nevinost i čistoću koja se očituje, evo, u neizmjerno povjerenje, pouzdanje u Boga. Sveti Franjo često je znao ponavljati, ja vjerujem da Bog zna za mene i to mi je dosta. Evo,
tu je onaj stav čvrste vjere i pouzdanja. I kada to iskusimo u svome životu, Bog zna za mene, onda je to ugaoni kamen na kojem onda gradim i cijeli moj život. I onda sile pakla, niti negativni utjecaj ne mogu poremetiti moj život. Ne. Kada se događa u meni nekakva nesigurnost i tjeskova, onda negdje i Sotona ima više evo, udjela i napadaja na moj život. Evo, mi se trebamo jačati u vjeri. I ovi naši susreti, evo, i srijedom i subotom, nada sve, evo, naša slavlja Euharistije u kojima, evo, slušamo Božju riječ, primamo živoga Krista, jesu nama nezamjenjivi kanali, evo, toga Božjega blagoslova, da čvrsto budemo ukorijenjeni, evo, u otajstvo spasenja. Ja sam spašena osoba, ja prihvaćam mojim životom milo spasenja i ne dopuštam ono što Pavlo kaže, ne dajte se ponovo u jaram i robstva. Ja ne dopuštam da ponovno ulazim u nekakvo robovanje, evo, i zlomu i nekakvim negativnim stvarnostima. Želim s vama evo danas osobito razmatrati o tajstvu što smo Božje riječi, što smo evo i više puta slušali u različitim prilikama kroz vrijeme došašća, bilo iz Evanđelja po Luki, bilo po proroku Izaiji, gdje nas Božja riječ poziva evo da pripremimo put Gospodinu. Trebamo pripremiti put u našemu životu, u našemu srcu, u našemu umu, da Gospodin dođe do mene, da dođe do moga lica. Što to znači? Da dođe do mene ovakome kakav jesam, bez ikakvih obrambenih mehanizama, bez ikakvih maski ili rezervi. Da dopustim Bogu da me otkupi i spasi gdje god su me ljudi ili ja sam sebe zarobio. Evo, poslušat ćemo iz Lukinog evanđelja najprije ono što evo nam taj evanđelista donosi kao izričaj velikoga Božjega milosrđa i poticaja, da možemo evo, i ove dane što nas evo dijele do Božića, ostalo nam je par, pet dana do Božića, budu prilika evo, da negdje još dublje zaronim evo, to očekivanje, ali aktivno očekivanje, da ja negdje napravim prostora evo, s moje strane, nada sve kroz ispovjed, kroz slušanje Božje riječi, da zaista Gospodin evo, dođe do mene i da mi daruje puninu blagoslova. Božić je temeljno slavlje evo, u našem životu i onda to slavlje slavimo u njegovoj punini, u uskrsnuću. Znači, otajstvo, utjelovljenja i paskalno otajstvo jesu dva temeljna stupa naše crkve gdje ja onda prihvaćam tu puninu blagoslova. Evo, različite su milosti, različite su otajstva. Ne? I kada se otvaram tom otajstvu utjelovljenja, onda negdje dopuštam Bogu da preobražava moju ljudsku narav, da ja kao čovjek zaronim u Isusovo čovještvo, u Isusovo božanstvo. Ja se na novo rađam u toj novoj milosti da bi mogao biti novi čovjek. Što onda mi na osobiti način slavimo kao plod našega krštenja u otajstvu, uskrsa i pobjede nad smrću. Evo, Sveti Luka nam ovako donosi evo, odlomak koji nam otvara taj put. Dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharinu u pustinji. On obiđe svu okolicu Jordansku, propovjedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha. Kao što je pisano u knjizi besjeda Izaije proroka. Glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne. Što je krivudavo neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade. I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Evo, jednostavnim izričajem Sveti Luka otvara tu scenu
novoga razdoblja za čovječanstvo. Znamo, zadnje, evo, prošle srijede smo razgovarali o susretu dviju majke. Marija je bila djevica. Njezino opredjeljenje biti evo, djevicom i Bog ulazi u njezin život. S jedne strane stoji blažena djevica Marija kao djevica, s druge strane imamo Elizabetu koja je cijeli život evo, vapila za djetetom, za porodom, bila je nerotkinja. No? I susreću se dvije majke. Ova kao djevica, blažena djevica Marija, rađa osobitim zahvatom, evo, začinje osobitim zahvatom Duha Svetoga, a Elizabeta, evo, kao ona koja je nerotkinja, koja je prozvana nerotkinjom, znači na neki način se zvala od tradicije prokletom jer nije imala poroda, ona u svome životu kuša evo početak jednog novoga života, novoga zahvata Božjega. I ona začini Ivana Krstitelja. U toj, recimo, pustinji njezine ljudskosti, njezine starosti, Bog čini da iznikne Ivan Krstitelj koji će biti glas riječi. Na sličan način, evo, u odrasloj dobi, njezin sin Ivan odlazi u pustinju, tamo gdje nema nikakvih utjecaja, evo, duh ovoga svijeta, ne, i moći, i uspjeha, i slave, on tamo dobiva riječ Božju. Dođe riječ Božja, ne? Evo, ovo iznenađenje Božje, vidite, i nama se to može dogoditi, zapravo treba nam se to dogoditi. Vidite, ovdje je ljepota i naših zajednica, kada se mi tjedno okupljamo da nam dođe riječ Božja. Možda gdje se najmanje očekujemo, gdje se najmanje nadamo, doći će nam riječ Božja. I to takvom će nas silinom ispuniti da će jednostavno otvoriti nama jedan novi prostor, novi put, jedno novo oduševljenje, jedno novo poslanje. I mi stojimo pred licem Božjim. Mi svakodnevno stojimo pred licem Božjim. I osobito kada se stavim na raspolaganje, recimo kroz naše susrete, molitvene susrete, kroz slavlje Euharistije, kada ja imam unutarnju pažnju da čujem riječ Božju, onda dajem Bogu priliku da mi dođe riječ Božja. Znate, i tako je, zamislite, Ivan Krstitelj proboravio u pustinji. On je jednostavno svojom odlukom dao priliku Bogu da mu progovori. Vidite, ovo vrijeme koje je pred nama, treba nam biti i prilika, Gospodine, ja ti darujem vrijeme, evo i način da mi ti progovoriš. Zato bi trebali malo ugasiti svoja radija, svoje televizije, svoj uobičajeni ritam života na neki način, da bi evo ušli u jednu pustinju, da tako kažem, evo da nemamo takvih utjecaja na naš život, da bi mogli jasnije čuti Božju riječ. I evo, Ivan dobiva poslanje. Vidite, kada dođe riječ Božja, on napušta pustinju. Vidite, možda nam se čini da u našem životu doživljavamo pustinju, da je sve jednako, da se ništa posebno ne događa, vučemo određene probleme, muke godinama, ne vidimo nikakve promjene. I to je naša pustinja. To je nešto gdje ne vidim izlaza, da se nešto novoga događa. Ali kada sam ustrajan na tom putu u slušanju Božje riječi, meni dođe doticaj Duha Svetoga. Mene Bog dotakne. I onda počinje nešto novo. Ne možemo sami po sebi početi nešto novo. Mora doći Božja riječ. Mora doći jedan doticaj. Da li će to biti kroz osobno čitanje Božje riječi, da li će to biti kroz zajedničko slušanje Božje riječi u našim zajednicama ili na svetoj misiji ili u jednom običnom susretu, tebi će Gospodin dati konkretnu riječ. I onda kaže nam sveti Luka, on obiđe svu okolicu Jordansku, propovjedajući obračeničko krštenje na oproštenje grijeha. Vidite, počinje poslanje Ivana Krstitelja.
da li si ti zadovoljan, da li si ti sretan, sretna u ovome što jesi? Evo, mi trebamo dati odgovor Bogu. I nije to samo dovoljno pitanje, nego da li sam ja zaista na pravome mjestu i potpuno ostvarena osoba, odnosno da li idem prema potpunom ostvarenju. Bog, drage sestre i braćo, želi od nas potpuno ostvarenje. Da mi za sebe kažemo, evo ja sam ukorijenjen u blagoslov Božji i ja vidim da sam na pravom putu. Ja doživljavam taj pravi put. Evo tu je taj izvor koji se treba otvoriti u svjetlu Božje riječi. Nemojmo dopustiti da nas površina, odnosno površnost, guši u našem svakdašnjem životu. Mi nismo pozvani za nikakvu osrednjost, nitko od kršćana, nitko. I ovo su osobita vremena. Mi smo pozvani dati jedno živo i aktivno svjedočanstvo, evo, pripadnosti Bogu, pripadnosti našoj crkvi, ali međusobnoj pripadnosti. Mi jesmo kršćani, to nije nekakva šala da samo tek tako kažemo da smo mi kršćani. Mi, ako smo istiniti i pravi, onda živimo jedinstvenu povezano sa Kristom i jedni s drugima. Vidite, Ivan je bio sam u pustinji. On je, recimo, ako idemo iz početka, on je u susretu sa blaženom djevicom Marijom, odnosno s Božjom riječi koja se utjelovila u Marijinom krilu, dobio Duha Svetoga, napuni se Elizabeta Duhom Svetim, ne? To je Božja riječ. Znači, Ivan se napunio Duhom Svetim. Izvana objektivno je došao Duh Sveti na njega. Evo tako i mi, znači, primimo Duha Svetoga i onda Duh Sveti u nama oblikuje poslanje. Znate, i naš je život onda ostvaren. Mi onda imamo jedan put za ostvariti. Ne možemo biti statični u svome životu. I ne smijemo biti statični, jer onda se napravi naš život kao jedna kocka leda. Ne možemo, recimo, poput Pilata, oprati ruke i kaže, mene to ne zanima, ja imam svoj život i ne znam što. I zatvorimo se u naše uske krugove, u naše sebičnosti i onda ne dopustimo da nas Bog pokrene. Vidite, Ivan je bio sam onda u pustinji. I onda Božja riječ, Božje znanje, Božje rasvjetljenje njega vodi da ide po svoj okolici, da on ide i na vješta. Vidite, i tu je ta tajna da nas Bog šalje i mi imamo poslanje za izvršiti i tu je onda i radost. On će do kraja posvjedočiti, evo, tu istinu njegovih riječi, Božjih riječi. On do kraja ostaje vjeran objavi Božjoj. Znate, ako nam Sveti Pavao kaže, to je meni posebna radost, Sveti Pavao nam kaže, naš je život skriven u Kristu, ne? Skriven je u Kristu. Znači, ja se trebam približiti Isusu Kristu, evo, kroz molitvu, kroz čitanje Božje riječi, i kada se njemu približim, ja pronađem sebe. Ja pronađem sebe u Isusu Kristu. I onda ja bivam rođen na novi život i ja onda bivam poslan. Samo čovjek rođen od duha može biti poslan. I onda zakoračujemo, evo, dalje što se zapravo događa, evo, sa Ivanom i što on navješta. On vidi hitnost, evo, navještaja, ne, i potiče ljude, evo, pripraviti put Gospodinu. Glas viče u pustinji. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze, svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne. Vidite, drage sestre, braće, ovi dani trebali bi biti, evo, upoznavanje nas samih, da upoznamo gdje se mi nalazimo. Možda nam je, recimo, jedna bol poput jedne gore, nema kraja našoj boli, muci, tjeskobi, žalosti možda. Vidite, Isus poziva, evo, Božja riječ nas poziva da te gore mi smanjujemo. Da jednostavno ta bol i patnja ne bude toliko velika i u središtu pažnje tvoga života, nego, evo, mora se spustiti, mora se umanjiti.
I tu je ta promjena koja se događa. U ovom Božiću, u ovom vremenu, sve to treba se spustiti. Mi trebamo dopustiti Bogu da nas iznutra preobrazi. Zamislite ova, kaže, dolina, ne? Poravnite staze, svaka dolina neka se ispuni. Vidite, možda živimo nekakvu unutarnju prazninu. Prazninu, ne, ništa te ne može ispuniti. Kolike osobe, pa samo i ovih dana sam sreo, kaže, pa ne vidim smisla, ne vidim razloga životu, ne? Dolaze nam tu mladi, pa i nepunoljetne osobe, koje su jednostavno došle do zida i jednostavno žele dokrajčiti svoj život. Zamislite koja je to dolina. Svaka depresija zapravo jedna velika rupa koja se treba ispuniti. Mi mislimo da je depresija neizlječiva, to nije istina. Mnogi liječnici danas i psihijatri kažu moraš do kraja života uzimati lijekove. To je laž, drage sestre i braća. Ako mi prihvatimo Pavlove riječi, ja sam u Kristu, ja moram naći moj život u Kristu. Znači, u njemu ne postoji depresija, u njemu ne postoje bolesti. On je već sve naše bolesti i poteškoće i brige i žalosti uzeo sebi na križu. I on je uskrsnuo. Vidite, svaka naša dolina, sve naše, recimo, rupe, šupljine se mogu ispuniti otajstvom Isusove prisutnosti, sile Duha Svetoga. Vjerujem da ste vidjeli svi onu spužvu, ovu probušenu spužvu, ne? U školi smo, evo, i bili i radili možda, ne? Znate, ako je takva osoba, recimo, kao probušena ta spužva, Bog daruje silu Duha Svetoga, živu vodu da se natopi i onda svaka ta šupljina se ispuni. I to je realno u našem životu. Znate, jučer sam se susreo s jednim mladićem koji kaže, evo, pater, kad sam uz vas, kad sam s vama, kada sam s ljudima koji mole, ja se osjećam sigurnim, ja se osjećam zaštićenim. Znate, čim se iziđe u prostore vani, razumijete, kolike osobe kaže, pater, ja ne mogu ući u jedan kafić, ne mogu ući u neke trgovine, ja se jednostavno napunim negativom. Šta ćeš tom čovjeku reći? Kamo ćeš toga čovjeka, kamo ćeš tu djevojku, kamo ćeš toga mladića poslati? Razumijete te rupe koje se događaju u čovjeku, unutra? Ko od roditelja? Pa sjećam se jednoga, evo i ovih dana sam ga susreo, kada mu je psihijatar rekao, čovjek živi na jednom uz provaliju, može krahirati u svakome trenutku, a jedan vrlo poznati psihijatar u Hrvatskoj kaže, pa te idi nađi, idi curu, idi imaj odnose s njom, pa vidit ćeš kako ćeš ozdraviti. Zamislite koje površinu jedan uvaženi psihijatar u Hrvatskoj to kaže. I misli da je seksualni odnos jedino rješenje, jedan lijek, onda zašto mu prepisuješ druge lijekove? Znate kada, na kojoj površini čovjeka uzima? Jer je njemu jedan u nizu tih bolesnika koji mu dođe. Znate, i to je prestrašno. Pripravite put Gospodinu. Isus je jedini spasitelj i otkupitelj ljudskog roda. Jedini je moj spasitelj. I on mi daruje i riječi utjehe i snagu Duha Svetoga, ali taj isti Gospodin me šalje i bratu i sestri. Znate, mi ne možemo jedni bez drugih. Mi se trebamo boriti protiv samoće, protiv usamljenosti. Znate, evo Božić, mi već zadnjih desetljeća, evo kako možemo pratiti ovo naše društvo, kolika ubojstva i samoubojstva se dogode u vremenu Božića. Zato što su ljudi sami, zato što vide možda lampice vani ukrašeno sve, a unutra žive duboku samoću, duboku napuštenost. Vidite, mi kao kršćani, kao katolici ne smijemo to dozvoliti. Našim bližnjima ne smijemo to dozvoliti. Evo, o tome govori, evo, sveti Ivan, krstitelj. Svaka brdo neka se spusti, svaka dolina neka se ispuni, ne? I što kaže? Što je krivudavo neka se izravna.
Znate, jednom čovjeku kada vidiš ovako da mu pudo dolazi, on jednostavno nije sposoban vidjeti daleko svoj put. Ako su mu krivuda mu sve, on jednostavno ne vidi daleko. A Isus kaže, ja sam put. Znači, Isus nam otvara pogled da vidimo daleko naš put, ne? I onda završava Sveti Ivan, kaže, i svako će tijelo vidjeti spasenje Bože. Dragi sestre i braće, ova zadnja rečenica neka nam bude zaista jedno veliko svjetlo. Držimo ovo svjetlo u svojoj ruci, u svojim mislima, u svojim osjećajima, u korijenu naše osobnosti. Svako će tijelo vidjeti spasenje Bože. To znači i ja, i ti, i svaki čovjek. Znate, koliko puta osobe, pa vjerujem da ste i vi čuli, kaže, nisam dostojan, nisam vrijedan, ja to ne mogu, ne. I to upravo se to nahoća. To je njegovo djelo. Da te učini nedostojnim. Ma ne, ja to ne mogu, ja nisam, ne mogu. Neko ti nudi nešto i ti ne možeš primiti. Pa to su duboke rane u čovjeku. Ne, ja želim primiti sve Bože iz svoga srca i iz tvojih ruku. Evo kada među nama raste jedno povjerenje i kad znaš, kad ti netko pruža nešto, da ne stoji u pozadini nekakvi interes i nešto da očekuje, nego ti bezuvjetno daruje i daruje ti to. A koliko više nama Gospodin Bog daruje spasenje. Znate, spasenje u sebi uključuje i ozdravljenje, i radost, i ostvarenje, i sve ono što zapravo mi duboko u sebi očekujemo i za čim čeznemo. Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. Vidite, evo, vi koji ste oženjeni, udati, moj muž će vidjeti spasenje, moja žena će vidjeti spasenje, moja djeca će vidjeti spasenje. Zamislite, evo, i susrećem se svakodnevno, zamislite, i životinje nekako sudjeluju, evo, u tim stvarnostima kada mi, evo, otvorimo svoje oči. Znate, pratio sam jednu obitelj koje se samo jednu mačku su uveli u svoju obitelj, ne? Pa kakvu konfuziju je napravila ta samo mačka da razara sve među odnose u jednoj kući. Jedna mačka. I svi zaraženi. Nama, ja sam se čudio i tu, evo, tri dana braća naša su vidjela jednog zeca tu, ne? Domaći zec, ne? Tu. I sad, recimo, cijela drama oko toga kako samo jedna mačka može rastočiti međuljudske odnose. I svi su nosili određene bolesti. Znate, nama izgleda to ponekad naivno ili čudno. Ali mi, evo, znamo i tu, recimo, kad molimo molitve egzorcizma i oslobođenja, ne, da su i životinje vođene hipnozom, ako ne mogu doći do određene obitelji, određene osobe u toj obitelji, da ih one šalju da donose stvari u kuću ili u prostore. I to nije bajka, znate, jer se i životinje prikazuju sotoni i unose, evo, različite stvarnosti. Vidite, spasenje Božje je realno. I Božja riječ nama treba biti realna, jer jest realna. Ja trebam duboko zaroniti u otajstvo, u blago, u svjetlo Božje koje mi se daruje, evo, po Božjoj riječi. A nada sve, evo, ta riječ koja postaje kruhom života, meni, evo, Bog donosi. I onda i realni kruh, gdje ja postajem sit, ne? Gdje ja postajem ostvaren. Ono što psalmist, evo, u psalmu 23. kaže, moja se čaša preljeva. Vidite, ovo je Božja volja. Za mene, za tebe i za svakoga čovjeka. Znam je koliko smo mi onda pozvani, evo, u svim tim našim situacijama prepoznavati gdje čovjek živi, recimo, na brdu. Koja je njegova patnja nesnošljiva, neizdržljiva i da ti polako to brdo smanjuješ. Evo, da uklanjaš i tjeskobu i nemir i tako redom. Ovo je služba crkve. Ovo je Isus htio od apostole. Ovo Isus želi od naše crkve i od svakoga od nas. Jer mi smo udovi Kristove crkve. Pripravite put Gospodinu. Mi ne možemo pobjeći i ja ne želim.
pobjeći od te odgovornosti i od toga poslanja. Mi smo pozvani, evo, biti ti koji potičemo da se pripremi put gospodinu, znate. I onda dolazi to spasenje svakome čovjeku. Svakome. Ja dopuštam da se evo sve to izravna u meni. To ne znači da prekrižim ruke i kažem mene ne zanima to. Ne, nego ja onda vidim Božje djelovanje. Ja vidim Božje doticaje. Evo tu nas Bog evo očekuje i traži da imamo veliko povjerenje u njega. Kad čujem Božju riječ, onda ta riječ u meni evo stvara novi svijet. Preoblikuje svijet u meni. Koliki ljudi evo su doživjeli obraćenje. Nema većega Božjega dara kojeg možemo primiti nego li naše obraćenje. Vidite, Ivan je propovijedao obraćeničko krštenje i onda otpuštenje grijeha. Ovo su dinamike. Ja se trebam nekako u korijenu otvoriti dijelu spasenja, da me Bog oslobodi grijeha. Grijeh je smrt. Grijeh vodi u smrt. Grijeh vodi u bolesti. Grijeh vodi u nered. Kada ja napravim nešto što se protivi mojej naravi, kao Božjemu djetetu, Božjemu sinu, ja jednostavno onda stvaram jedan nesklad, jednu konfuziju oko sebe. Čovjek se odmah povuče u sebe kada napravi jedan nered. Ne? Mi trebamo, pozvani smo biti, evo, ti transparentni svjedoci Božje istine i Božje ljubavi. I zato, evo, Ivan Krstitelj otvara tu scenu novoga čovječanstva, novoga dijela spasenja. I to je otvoreno i Bog neće ostaviti dok se sve to ne dogodi i u našem životu. Najprije se unutra događa, evo, to obraćenje, to spasenje. I onda počnemo, evo, izvana onda donositi, evo, te plodove. To je hod, evo, Ivana Krstitelja. To je hod svih nas. U Isusu Kristu, evo, postali smo mi nova stvorenja. U njemu smo potpuno izmireni s Bogom. U Isusu smo izmireni sa sobom. U Isusu smo izmireni i s drugima. Ja prihvaćam to. Danas reci, Isuse, ja prihvaćam taj veliki dar izmirenja. Ja postajem čovjek mira, čovjek blagoslova. I ne želim se svrstavati niti u dolinu, niti se želim svrstavati među onima koji su na brežuljku. Ja želim biti čovjek. Evo, tu je uzvišenost i imena Isusova, Emanuel. Bog s nama. Tko je Bog? On je s nama. Kad ja prihvatim Emanuela u moj život, onda Isus, Emanuel, postaje blizak i svima onima s kojima živim. Evo, neka tako bude i u svima nama, osobito kroz ovo vrijeme, da zaista, evo, Božja milost zahvatimo naše živote. Carissimi fratelli e sorelle, questi giorni che ci separano dalla festa, ecco, dell'incarnazione di Gesù, è un cammino particolare, che poi cammino regolare per di tutta la Chiesa. Però questi giorni di grazia, ecco, dovrebbero portarci a una esperienza particolare per poter guardare la nostra interiorità e per preparare la via al Signore. Tante persone non sanno leggere la propria vita interiore, non sanno discernere cosa gli succede, no? Allora, San Giovanni Battista, ecco, come ci riportano San Luca Evangelista, è un segno visibile, è un messaggio visibile per ciascuno di noi, no? Ecco, San Luca nel capitolo 3 ci trasmette, ci riporta, ecco, questo annuncio, no? E ci dice, la parola di Dio venne su Giovanni, vedete, venne su Giovanni. E queste sorprese il Signore fa. In un momento viene la parola di Dio. Vedete, nostre riunioni, nostri incontri in nome di Gesù che accadono sia nella celebrazione eucaristica sia nella lettura comunitaria della Sacra Scrittura è possibilità straordinaria, occasione straordinaria che noi diamo possibilità che Dio ci parli,
che noi riceviamo la parola di Dio. E cosa succede con San Giovanni Battista? Noi ci ricordiamo, no? Quando è accaduto l'incontro tra Maria e Elisabetta, no? Allora Madonna ha salutato Elisabetta e Elisabetta testimonia: appena ho sentito il tuo saluto, bambino sussultò nel mio grembo ed era ripieno dello Spirito Santo. San Giovanni ha ricevuto lo Spirito Santo, ha ricevuto la potenza di Dio. E poi nel deserto, vedete, per esempio, no? Il grembo di Elisabetta era un deserto perché era sterile per tutto il tempo, la trattavano maledetta, no? Siccome non aveva l'eredità, no? Bambini. Ed era sterile, era un deserto nel suo grembo per tutta la vita. E viene la parola di Dio, ci ricordiamo bene, a Zaccaria. E lei riceve, ecco, il frutto della parola di Dio. Da una parte abbiamo la Vergine Santissima, che poi la Vergine non ha voluto essere madre, non sposata. Lei in un certo momento riceve l'annuncio di Dio di diventare la madre. Invece Elisabetta era sterile tutta la vita. E vediamo questi stati di vita che si cambiano alla luce della potenza della parola di Dio. E noi dovremo permettere al Signore, ecco, dargli occasione che la sua parola venga a noi. E allora che inizia la trasformazione. E deve essere portato tutto in polvere quello che non appartiene al disegno di Dio. Perché Dio è capace di cambiare le cose. Noi professiamo la fede in Dio onnipotente. A me piace tanto, ecco, 2 mesi fa che abbiamo ascoltato il messaggio della Madonna che ha detto: voi con la preghiera potete cambiare anche le leggi naturali. Se non fosse così, allora nemmeno i miracoli esisterebbero, no? Dio è capace di cambiare. Vedete, poi Giovanni si trova nel deserto. In deserto non c'è niente. Era Giovanni e lui attendeva la parola di Dio. Ed è venuta la parola di Dio. Vedete, quando viene la parola di Dio per me, per te, personale, si cambia tutto. Inizia la missione. Come si comporta San Giovanni, no? Dice, no? Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Vedete, quando viene la parola di Dio, noi riceviamo la missione. Signore, ti tira fuori dal deserto e inizia qualcosa di straordinario, di bello. Non è più nel deserto. Ti trovi forse nel deserto della solitudine, della povertà, delle desolazioni interiori, della depressione, non hai con chi condividere la tua vita. Questi sono i deserti e tu ti senti nel deserto delle tue incapacità, delle tue impossibilità. Sono tutti deserti reali che forse noi viviamo quotidianamente. E proprio in quel deserto viene la parola di Dio. Questa è la forza della nostra fede e questo accade. Dove ti sembra impossibile, lì viene la parola di Dio, lì viene la potenza dello Spirito Santo. Ecco il miracolo della lampada di San Giuseppe che questo santuario contiene. Senza dell'olio ardeva, per mesi ardeva, e poi si spegneva, e poi di nuovo per mesi ardeva. Questa è la potenza di Dio che è onnipotente. O io credo in Dio onnipotente o non credo. E qui sta la nostra nuova nascita. In questo fatto sta la nostra nuova nascita. Che io credo che la parola viene poi dall'alto, non è la mia parola. Vedete, viene, e poi è bellissimo questo, e voi italiani potete, ecco, insegnarmi meglio cosa proprio dice, no? Dice: la parola di Dio venne su Giovanni, non in Giovanni. Non nella sua testa, ma su, è fatto esteriore, una cosa oggettiva, reale. Questo è. Allora, non viene da me, ma da Dio viene la parola di Dio. Ecco la bellezza anche dei nostri gruppi biblici Dio e Amore. Noi settimanalmente diamo la possibilità
ascoltando le letture domenicali, a Dio che ci parli e ci trasforma, ci modula. E poi finisce il deserto nella mia vita, vedete, Dio mi prende dal deserto e mi tira fuori. Finisce il deserto, finiscono le malattie, finiscono le ossessioni, le oppressioni, finiscono. Qui sta la potenza di Dio che ci ricrea. E poi ecco, lui inizia la sua missione di preparare la via. E poi cosa accade? Voce di uno che grida nel deserto. Allora, siccome lui ha conosciuto il deserto, sia primo deserto del grembo della sua madre, poi chissà quanto ha sperimentato il deserto, quanti anni stava nel deserto, e allora che lui ha la forza di gridare nel deserto di questa umanità. Lui è divenuto questa acqua viva della parola di Dio e porta questo cambiamento, questo annuncio. Allora, cosa ci dice questo annuncio? Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito. Vedete, ogni monte, ogni colle sarà abbassato. Vedete, colle, diciamo una colle di tristezza, di dolore. Io non ne posso più, è alto, e io non riesco a vedere il mio futuro da quel dolore. Burrone, come dice, no? È grande, tu non vedi il futuro, perché è un monte grande, e quello si abbassa. E forse il mio ego, il tuo ego, una monte. Io non vedo nessuno oltre il mio ego. E tutto guardo attraverso il mio ego. Forse quest'ego è una malattia, che io tutto guardo attraverso la malattia, attraverso i pareri di medici, di filosofi, del tuo insegnamento. Forse la tua intelligenza umana è un monte. E nessuno può, raggiungerti, perché tu hai messo questa monte davanti a te. No, carissimi fratelli e sorelle, noi dovremmo essere completamente liberi dentro, per poter vedere il volto di Dio, per poter vedere lontano la nostra vita. E poi noi vediamo, le vie tortuose diverranno diritte. Vedete, cosa significa? I serpenti, no? Così sono. Tu non riesci a vedere domani, dopodomani. Se è la strada dritta, vedo lontano. Il Signore ci raddrizza lo sguardo di vedere molto bene lontano, come ci insegna la guarigione di quel cieco. Noi dovremo, alla luce della potenza dello Spirito di Cristo, vedere lontano, perché solo vedendo lontano la via raddrizzata noi siamo sicuri e gioiosi. Se io così vedo la strada, come posso essere felice se domani sarà bene, se dopodomani sarà bene? Sempre vivo in una insicurezza, no? Chi mi aspetta dopo questa curva? Cosa succederà dopo questa curva, no? Sempre mi chiedo. Invece, quando io permetto, alla luce della parola di Dio, Lui mi dà sicurezza, ma è impossibile. Alla fine ci dà questa promessa straordinaria. E questo mi piacerebbe, che questa ultima frase sia per noi veramente una chiave per vivere questi giorni, poi anche i giorni di tutta la nostra vita. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, ogni uomo. Permetti questa grande gioia di inondare la tua mente, il tuo cuore, la tua vita quotidiana. Ogni uomo si incontrerà con il Signore Salvatore. Questo non è una idea. Ogni uomo vedrà il volto di Dio. Il tuo marito, la tua moglie, il tuo amico, la tua figlia. Credetemi, ecco, ieri ero a Zagabria e stavo proprio, non so, e ho visitato un amico, ecco, di cui parlo anche spesso,
non esce, esce poco, poco dalla sua casa. E ho approfittato, ecco, di andare a confessarlo prima, ecco, di Natale. Credete, ha lasciato il denaro, non poteva andare dal benzinaio a prendere benzina per la sua macchina, che poi usa solo pochi metri, ma nemmeno si tratta dei chilometri. L'ho preso così, dico, andiamo insieme, io mi metto nella tua macchina, andiamo. No, non c'è modo. Vedete che paura, che curve lui vede, perché lui non sa cosa succederà dopo quell'altra curva, capite? Signore non vuole, ecco, che guardiamo in modo accorto. Lui vuole liberare il nostro sguardo, però questa sicurezza viene solo dalla nostra comunione con Dio. Quando permettiamo al Signore, ecco, di essere rigenerati dal suo spirito, cosa io tengo? Cosa io tengo dentro? Chi tengo io dentro? Chi soffoco io? Noi dovremo lasciare al Signore, ecco, di sbriciolare tutte le chiusure, tutte le catene delle quali noi, ecco, non respiriamo, che ci ostacolano. No! Cristo Gesù concretamente, ecco, ci libera, e Gesù vuole, ecco, incarnarsi, ecco, nella nostra vita. Mistica incarnazione, tanti mistici parlavano di questo, non dico fenomeno. Gesù deve incarnarsi in modo reale, non mistico, per favore, non comprendete in modo sbagliato. Mistico significa reale, no sulle nuvole. Ecco, e io accetto, ecco, la sua umanità nella mia vita, nella mia concreta vita, e io mi libero, io sono libero, un uomo libero. Ecco, come anche Paolo parla, non permettete di nuovo ricadere nella schiavitù. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, e ripetiamo, io vedrò la salvezza, io sperimenterò la salvezza concreta, io sarò gioioso, io sarò libero, io sono salvato e voglio respirare in questa libertà. Natale è questo. E poi noi, alla luce di grande nostro protettore San Francesco d'Assisi, abbiamo poi Natale tutti i giorni sui nostri altari. San Francesco dice, Gesù nasce tutti i giorni nei nostri altari per le mani dei sacerdoti. Vedete, Dio non mancherà mai della sua presenza nella tua vita. Sì, Natale è qui, è con noi anche il 25, e ci prepariamo per questa grande festa insieme a tutta la Chiesa. Però io decido di vivere Natale ogni giorno, perché Gesù mi viene, ecco, e sempre di più quando celebro la Santa Messa, quando partecipo alla Santa Messa, perché noi sacerdoti così siamo un po' gelosi di questo termine celebro, però questa celebrazione abbraccia tutta la Chiesa. Noi celebriamo la Santa Messa, noi partecipando celebriamo la Santa Messa, perché tutti noi come corpo mistico celebriamo la Santa Messa, celebriamo l'atto salvifico, nostra salvezza. Ecco, in ogni Santa Messa io vedo la mia salvezza, perché il Signore si rende pane, ecco, per me. Io posso mangiarlo, posso masticarlo, e lui si incarna in me, lui diventa uno con me. Io voglio in tutta la mia vita diventare uno con il mio Signore, e adesso, poi in questo momento, io divento partecipe anche della gloria del Padre, perché il Signore, ecco, mi dona lo Spirito Santo, e in questo senso io partecipo alla vita stessa della Santissima Trinità. Qui sta la nostra forza e la nostra dignità. Ecco, adesso ci prepariamo anche per la Santa Messa. Immergiamoci con tutta la nostra vita in questo immenso mistero, così anche, ecco, celebreremo questo atto nuziale col nostro Signore,
poi anche viviamo la nostra comunione tra di noi, perché siamo le membra vive di un solo corpo che è Cristo. Za nekoliko trenutaka evo započet ćemo sa svetom miso. Pripremimo se, evo da slavimo svetu misu. Evo često puta se bojimo reći slaviti svetu misu. Mi svi slavimo svetu misu jer slavimo čin Božjega darivanja, bezuvjetno darivanja meni. Isus se daruje Otcu za mene i to je slavlje, jer mene Gospodin onda oslobađa svakoga ropstva, svih onih okova možda što me opterećuju. Ja Bogu dajem priliku da se potpuno očito njegovo spasenje u mome životu. Pa evo, mi stavimo sve naše nakane, evo vi koji ste na osobiti način članovi bratovštine, uronite, evo, vaš život u ovu svetu misu, vi po zagoru svetoga Josipa, evo, primite i svi mi primimo milo spasenje. Evo, iskoristite priliku, vi koji niste napisali, možda napisati ovaj, vaše nakane, stavite u ove košarice, da tako evo uronimo, evo i ono što jesmo, što nosimo svojim srcima, da postanemo dioništvo Kristove žrtve.